Ciao amici della Puglia, direttamente da Milano, vi diciamo che... Vogliamo ricordare che il 28 maggio ci vediamo a Taranto, al Teatro Fusco. Ci divertiremo tantissimo. Mentre il 29 maggio ci vediamo a Bari, al Teatro Antecinema. Ok, ciao amici, ci vediamo in Puglia! Anna Andrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte I Soldi Spicci, tornano in Puglia per un doppio appuntamento, prima a Taranto e poi il 29 maggio a Bari, al Teatro Polifunzionale Anche Cinema, con lo spettacolo Sì, stiamo insieme, sketch e monologhi che raccontano il rapporto di coppia attuale, che fugge dal matrimonio e che va dritto verso la convivenza, una generazione in crisi che si ribella ed è pronta a non prendersi troppo sul serio in un divertente continuo contrasto tra il mondo maschile e quello femminile. Il Teatro Anche Cinema ospiterà quindi lo spettacolo all'interno del ricco cartellone di eventi che spaziano dal teatro al cinema, dalla danza ai concerti. Quest'anno, al terzo anno di attività, da quando abbiamo rilevato questo posto e riconcepito, a maggio stiamo lavorando tantissimo. Quindi oltre alla nostra programmazione che abbiamo proposto per tutto l'anno, arrivano anche degli eventi che insomma fruiscono dei nostri servizi e della nostra attività, come in questo caso. Mario Russo è l'organizzatore di questo evento. Però siccome è una persona molto attiva, molto capace, sono convinto che si creerà una bella collaborazione anche nella prossima stagione, perché ha scelto uno spettacolo che sta avendo un riscontro molto molto positivo, c'è grande richiesta, c'è attenzione. Ecco, a proposito di questo, raccontiamo un po' quello che sono stati questi 3 anni di attività. Noi stiamo crescendo tanto e nella formula che abbiamo proposto di Anche Cinema, quindi nell'idea di accogliere qualunque forma d'arte, teatro, cinema, danza, musica, eventi in piedi come concerti, come serate danzanti, abbiamo sia discoteca ma sia anche come quella ottocentesca che abbiamo fatto con la proiezione del Gatto Pardo, quindi completamente all'opposto di una serata tradizionale di discoteca. Avremo una novità assoluta all'interno della sala, stiamo riconcependo la sala in un modo immersivo con il videomapping, che potrà essere un semplice decoro o scenografia dello spettacolo, o può essere usato narrativamente in un modo molto molto interessante.